Allora, io vorrei provare prima a darvi conto di quello che abbiamo fatto insieme in Puglia, che mi sembra una cosa buona, perché abbiamo fatto delle cose veramente miracolose. E poi provare, nella seconda parte, cercherò di fare più in fretta possibile, però il direttore generale ho già accennato in maniera rapida, quindi potrò essere ancora più sintetico, le mie preoccupazioni rispetto al quadro generale. Noi abbiamo cercato in tutti i modi, devo dire riuscendoci, di sostenere, come lei ha appena finito di dire, le imprese nelle loro attività. Abbiamo cercato, assieme al sistema bancario, di mettere in campo tutto quello che era possibile mettere in campo per sostenere gli investimenti in economia reale. Abbiamo investito risorse pubbliche per quasi 3 miliardi di euro a valere sui fondi strutturali del Fondo di Sviluppo e Coesione, fondi che in questo momento sono messi in discussione nella distribuzione alle regioni da parte del governo, che immagina nelle varie audizioni, io ho fatto a lungo il pubblico ministero, anche questa è una cosa che non avrei dovuto dire oggi, ma lo sanno tutti, quindi tanto vale confessare di fronte all'evidenza, nei vari interrogatori di approccio, man mano, poi alla fine, insomma, ciò che è evidente viene confessato. E nell'ultima audizione di ieri il ministro Fitto ha chiaramente detto che immagina di completare il PNRR con l'utilizzo dell'FSC e dei fondi europei di competenza delle regioni. Noi invece, grazie a queste risorse, abbiamo promosso investimenti per 7,3 miliardi di euro. I dati possono essere confermati da tutti i presenti, perché gli investimenti hanno riguardato sia le grandi imprese, per il 28% del totale, ma soprattutto le piccole e medie. Di questi 7 miliardi e 3 di investimento, 1,6 miliardi hanno riguardato progetti di ricerca e innovazione, quindi equilibrati da questo punto di vista, con una presenza di piccole e medie imprese molto significativa, 600 milioni di euro, pari al 39% del totale. Sarò volutamente noioso, perché qui se non sei noioso non sei credibile, nel senso che devi dare i numeri, non puoi parlare solo di aria fritta. A tal proposito, ovviamente, senza i fondi europei, senza l'FSC, questo sistema, io ho dei testimoni, non sto più parlando di cose che potremmo fare, parlo proprio di cose che abbiamo fatto con questo sistema. Se non arrivano immediatamente i fondi dell'FSC, che per noi quotano intorno ai 4 miliardi e mezzo, è meno di quello di cui avremmo diritto, ma il sistema che ha adoperato il ministro Carfagna per calcolarli era questo. Se noi abbiamo questi soldi, riusciamo a cofinanziare i fondi europei e riusciamo anche a fare qualche cosina in autonomia, e rispettiamo la strategia che abbiamo tenuto fino ad oggi. Se l'FSC viene trattenuto e addirittura i fondi europei, la Commissione ha già detto al ministro Fitto che i fondi europei sono regionali, e lo ha detto lei, quindi io lo ripeterò: se noi non utilizziamo i fondi per lo sviluppo delle imprese, dandole alle imprese, li utilizziamo per completare il PNRR, che peraltro, se ho capito bene, anche se la cosa ancora non ha una documentazione, non è totalmente realizzabile, c'è persino una contraddizione in termini, cioè se i soldi del PNRR sono troppi, perché c'è bisogno di trattenere l'FSC e i fondi europei? Non è che per caso c'è un problema di finanza pubblica così grave da non poter essere confessato? Glielo dico perché è una cosa importantissima per il sistema bancario, perché se lo Stato ha un rating che non è quello che dovrebbe essere e lo sta nascondendo e c'è un problema di finanza, questo problema di finanza pubblica ce lo dobbiamo caricare tutti in trasparenza e dobbiamo dirlo chiaramente, in modo tale che io possa dire alle imprese, alle banche: guardate che in questo momento non c'è spazio per investimenti, quindi è inutile che spendete soldi nella progettazione, nel farvi venire delle idee, perché questo è l'anno del risparmio, è l'anno in cui ci dobbiamo chiudere a riccio e dobbiamo sostenere lo Stato che ha un buco di bilancio. Bisogna dirlo se è così, perché un Consiglio dei Ministri di 2 giorni fa, che discute per qualche ora su come impiegare 3 miliardi nella discussione, perché quella era la somma disponibile, il resto era tutto impegnato, vi ricordo che 3 miliardi sono il bilancio della ASL di Bari, cioè nulla,
discusso per 3 ore per distribuire una somma irrilevante che non gli consente di fare nulla, non ne parliamo del programma di governo, ma non gli consente di fare nulla di ciò che servirebbe. E questa condizione non è un'accusa verso il governo, non voglio essere frainteso. Io voglio solo sapere qual è la situazione. Dopodiché nel PNRR, come è noto, le regioni non ci sono. Perché per una scelta che devo dire non è di questo governo, si ritenne una sorta di nemesi dei ministeri centrali, di utilizzare i comuni per il 30% del PNRR, il resto passa dai ministeri. Ora, dovremmo ricordare che mentre la Puglia, almeno nell'ultimo periodo, è la prima regione italiana per la capacità di utilizzo dei fondi europei e dell'FSC, una delle, la seconda o la terza d'Europa, i ministeri sono alla metà della capacità di investimento migliore e alla metà della capacità di investimento delle regioni. Tenere fuori le regioni dal PNRR è stato un errore, al quale stiamo sommando un errore ancora più grave, che è quello di accentrare il PNRR, l'FSC, i fondi europei, sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri e creare un imbuto di investimenti mostruoso. Già adesso abbiamo perso mesi, è bastato dire che il PNRR andava dentro il negoziato per fermare tutti i sindaci che in questo momento già avevano paura di indebitarsi col PNRR. La stessa cosa sta accadendo per molte altre misure. Non mettere nelle condizioni i comuni di spendere nella maniera migliore il 30% del PNRR sta rallentando ulteriormente la spesa. Qual è il problema? Che il PNRR deve avere un'altra finalità? È un modo per fare un prestito allo Stato italiano che non è in condizioni di reagire? Allora, per favore, non raccontatela come un provvedimento strategico. Non era un provvedimento strategico il PNRR, chiariamo, una cosa che deve essere attuata entro il 2026 significa che è stata utilizzata su progetti già esistenti, già praticamente cantierizzati. Significa che il PNRR sulla Bari Napoli è stato utilizzato mettendoci i soldi del PNRR, riprendendosi i soldi nazionali che erano su quella opera. Non c'è niente di strategico, il PIL non cambia perché sostituisci e non viene incrementato perché sostituisci. Quindi è un'immensa diciamo manipolazione anche dell'opinione degli imprenditori il PNRR, che invece vogliono sapere per la loro programmazione se il loro investimento, soprattutto le piccole e medie imprese, perché senza di quelle, lo dico ai colleghi insomma, ai banchieri locali, senza le piccole e medie imprese noi i soldi a chi li prestiamo? Io come sostengo lo sviluppo della Puglia? Cioè, ci sono anche delle grandi metro da noi, ma non sono certamente quelle che mi cambiano le sorti della battaglia. E se noi diciamo la verità, queste imprese, sapete che stanno facendo adesso? Immaginano che col PNRR si possa migliorare la sanità, la viabilità, i trasporti. Non è così. Erano quasi tutte opere già progettate e cantierizzate. Adesso, invece, io vi propongo il metodo pugliese, che è quello che abbiamo adoperato. Abbiamo, grazie all'FSC, abbiamo consentito a 3.500 imprese che sono attualmente in lista di attesa, questo è il problema mio adesso, 3.500 persone che vogliono sapere da me se arriverà l'FSC e i fondi europei e che se noi possiamo continuare il miracolo pugliese degli ultimi 7-8 anni, perché Presidente non è sempre stato così. 20 anni fa la Puglia era l'ultima regione della capacità di spesa dei fondi europei, perché la tecnica della Puglia di allora era molto simile a quella del governo di adesso, cioè accentrare tutto sotto la presidenza del Consiglio e lì della presidenza della Regione, a scopi diversi da quello dell'incremento dell'economia, a scopi di assoggettamento dell'economia, perché anche questo mi preoccupa, che qualcuno pensi attraverso questo ingorgo di andare da queste persone che in parte conosco e in parte non conosco, perché quelli che hanno utilizzato i fondi di cui vi sto parlando io non li conosco né voglio conoscerli, o meglio li voglio conoscere dopo quando hanno realizzato i loro sogni, non prima, né voglio sapere come votano, perché non ho mai chiesto a nessuno, io non so Sergio Fontana che cosa vuole, spero, ma non so che cosa vuole, né mi interessa né posso chiedermelo.
Perché se questo meccanismo viene utilizzato con schemi politici ancien regime, cioè quelli di 20 anni fa, ragazzi, siamo fuori dal mondo, cioè siamo fuori dal meccanismo della modernità. Durante l'ultimo periodo, l'impostazione della politica industriale regionale ci ha consentito di salvaguardare occupazione per 117.000 posti di lavoro e ne abbiamo creati nuovi 38.000, questi sono dati condivisi con il sistema economico. La manovra regionale è stata incentrata sul ricorso a strumenti basati su un mix integrato di sovvenzioni a fondo perduto, e il titolo secondo Covid, e di strumenti finanziari. In questo quindi non abbiamo fatto concorrenza alle banche, ci siamo integrati con le banche, abbiamo messo le banche nelle condizioni di seguire l'impostazione di politica industriale della regione e di seguire le scelte degli imprenditori, sostenendole e dando affidabilità alle richieste di mutuo che venivano dalle imprese. Quindi il lavoro che io ho fatto con i presenti è stato un lavoro in momenti difficilissimi, dove ci siamo visti in videoconferenza con le mascherine, quando non c'erano i vaccini, ci siamo improvvisamente dimenticati che per mesi e mesi non siamo usciti di casa perché avevamo paura persino di incontrarci per le riunioni di lavoro essenziali. Quindi questo titolo secondo, capo 3, capo 6, che è stato imitato in tutta Italia, viene considerato da tutti gli operatori locali come una misura straordinaria, anche perché messa a punto con loro, di grandissima importanza. Quindi per favore studiatela, perché quella misura eccezionale potrebbe essere un modo di salvare il PNRR e di salvare FSC e fondi europei, rimettendo in gioco le regioni. Le regioni hanno degli uffici. Noi abbiamo la migliore agenzia di promozione degli investimenti in Italia, ci viene riconosciuto persino in Lombardia. Ho fatto una riunione ad Asso Lombarda con gli imprenditori lombardi, in cui abbiamo presentato Puglia Sviluppo, e i lombardi hanno detto della loro agenzia di sviluppo: guardate che quella della Puglia funziona meglio. Perché mettere dentro le regioni adesso, cioè decentrare la spesa, non accentrarla, fare l'opposto di quello che il ministro Fitto sta andando a raccontare a tutto il mondo, seminando peraltro pessimismo, perché dire che non ce la faremo a spendere i soldi, dire che ci sono problemi, che la macchina non funziona, che i ministeri, ma secondo voi questo è un modo politico di affrontare la difficoltà di gestione del PNRR? È un modo capitalistico di affrontare la macchina? Ammetto, certo, di diventare leader anche dell'ideologia di mercato di centro, diciamo, della destra, almeno quella, come vogliamo dire, economicamente definibile. È possibile scoraggiare in questo modo? I risultati dell'attuazione dello strumento che abbiamo utilizzato dal 2015 a oggi, che sono stati poi approvati dalle banche, è quello di avere 10.900 progetti di investimento per un ammontare complessivo di 2,707 miliardi di euro, che ha portato alla creazione di 22.000 nuovi posti di lavoro. E devo dire che, poi chiudo, che questa manovra anticrisi, il titolo secondo Covid, così lo abbiamo chiamato, è stata quella che ha lasciato l'economia pugliese, non voglio dire intatta, perché il Covid non ha lasciato nulla di intatto, soprattutto nelle nostre famiglie, dove abbiamo perso migliaia di persone, perché durante il Covid sono morte tra i civili più persone di quelle che sono morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso si fa finta che non sia accaduto nulla, e soprattutto mentre nella Seconda Guerra Mondiale avevamo almeno un'idea fino a un certo punto di chi fosse il nostro avversario, poi abbiamo, diciamo, cambiato schieramento. Qui non sapevamo neanche con chi e con che cosa avevamo a che fare. E la scienza, che pure si è attivata in modo miracoloso, non ha gli stessi tempi dello stabilire un lockdown o di come dislocare un ospedale. E questo contesto, per esempio, non ha consentito alle regioni di recuperare dallo Stato in una pandemia mondiale. Quante volte avete sentito le regioni? Fanno confusione, dobbiamo gestire noi perché questa è una pandemia mondiale. Sì, una pandemia mondiale pagata con i soldi delle regioni, perché non hanno restituito i soldi alle regioni
e ce le scaricano sul Fondo Sanitario Nazionale e ci dicono che dobbiamo pareggiare i conti per forza con la finanza nostra. Allora vi do un annuncio che avrete sentito, che c'è un buco, si aumenta l'energia, non ci pagano le spese Covid, ci fanno assumere, noi abbiamo assunto 8.000 persone in sanità. Se ci sono crescite di tutte le materie prime, abbiamo avuto un dislivello di 205 milioni in sanità. Ovviamente, chi secondo voi, chi sono quelli che stanno bombardando sulla Regione Puglia per dire che non ha pareggiato il conto? Quelli del governo che ci dovevano aumentare il Fondo Sanitario Nazionale di coerenza, ci dovevano pagare i debiti. Bene, gli do una brutta notizia. Ieri abbiamo fatto l'ultima riunione, lacrime e sangue ovviamente, Presidente, perché quando un'azienda deve pagare una spesa, come si dice, una minusvalenza, un'improvvisa defaillance, deve fare i sacrifici. Beh, noi non aumenteremo le tasse, in Puglia non verranno aumentate le tasse, faremo sacrifici da lacrime e sangue, il che non vuol dire che avremo la capacità, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, di essere la prima regione italiana per trend di crescita dell'assistenza ospedaliera, la prima. Scenderà un po' la prestazione, perché il sistema sanitario non è come il mercato. Se io aumento le prestazioni, diminuisco la mobilità passiva. Tenete conto che, altro che PNRR, bilancio sanitario della regione, per la Puglia, cioè parliamo di 9 miliardi di euro anno, quindi è una roba che a questa gente che è qui interessa moltissimo. Noi in questa maniera, salvaguardando, abbiamo, diciamo, per certi versi consentito a molti pugliesi di potersi curare qui e a molte imprese di poter crescere nel settore sanitario, perché a Lecce c'è una nuova facoltà che si chiama MedTech, che farà ingegneri che fanno i medici e medici che faranno gli ingegneri, perché è un mercato, quello della campo biomedico, molto molto importante. Ora, questo è il modello, questo è un modello che funziona, è un modello che funziona, la prova ce l'avete dal punto di vista, forse un po' greve quello che sto per dirvi, ma voi sapete che il centro-sinistra in Puglia non arriva al 20%, giusto? Noi alle ultime politiche abbiamo preso il 21%, quelli siamo, poi quando si vota le politiche mi dicono che per favore no, non te ne venire con il Partito Democratico, un conto sono i comuni dove noi governiamo ovunque, un conto sono le regioni dove noi abbiamo ripetutamente vinto le elezioni nell'ultimo periodo, un conto è l'orientamento politico nazionale. Se una regione che è naturalmente orientata a votare per il centro-destra viene governata dal centro-sinistra, questo è quello che significa. E questo patto sociale che abbiamo costruito faticosamente con una grande apertura mentale, lo dico chiaramente, senza pretendere di convertire nessuno, io non ho mai preteso che qualcuno si convertisse dal punto di vista ideologico, gli ho solo detto, io ho questa volontà, io vorrei realizzare questa visione, ci stai? Ci state? E questo blocco sociale che ha cambiato la storia della Puglia non può essere distrutto con un freno di penna da un governo che non ha capito quali sono le politiche europee, che non ha capito qual è il significato dell'FSC e che non ha capito che cos'è il PNRR, perché il PNRR è stata una grande manovra finanziaria di sostituzione di capitali nazionali con il prestito europeo, una cosa che poteva farci, ma andava chiamato in un altro modo, non doveva essere trasformato nel piano Marshall. Il piano Marshall è un'altra storia, col piano Marshall noi non ci siamo indebitati, abbiamo fatto una lunga programmazione durata decenni per infrastrutturare il paese, è un'altra storia. Quindi chiamiamo le cose con il loro nome e chiediamo alle banche italiane che della verità, della fiducia e dell'affidabilità fanno il loro mantra di aiutarci, perché io dico queste cose da mesi e vi garantisco che da un orecchio vi entra e dall'altro vi esce. Grazie.